dell'ascoltatore, non c'è uno che fa una domanda per tuo conto, perché quella persona si spieghi il suo progetto o renda conto di quello che ha fatto o si prenda le sue responsabilità. Ci sono degli spot che infatti sono dei nonsense, più passa il tempo e più... talmente tanto il mestiere del giornalista diventa soltanto trascrivere senza guai, fare una domanda perché li sbattono fuori, perché non c'è nessun tipo di democrazia nei giornali, che tu puoi leggere un articolo in cui c'è scritto Rutelli dice basta, dobbiamo superare questa divisione tra Stato e Chiesa, che vorrebbe dire superare. Tornare al Medioevo, in che senso superare, da dove l'ha presa? Rosy Bindi replica, se vuoi il proporzionale alla tedesca, fatti un partito da solo. Il giornalista trascrive, uno dice ma che, di che... si mandano, cioè usano l'informazione, è uno strumento dei politici per mandarsi dei messaggi, per farsi delle minacce, per farsi pubblicità, per far vedere che fanno qualcosa, con nessuno che gli chiede di rendere conto delle loro azioni. Arriva la par condicio, dicevamo nel 94, e viene immediatamente estesa anche alla satira. Per cui io che per la prima volta facevo Berlusconi, non posso fare Berlusconi fino a che non è stato eletto. La prima volta che ho fatto Berlusconi aveva già vinto. Che è una cosa, anche questa, assurda. Cioè noi ormai ci siamo abituati a questo concetto assolutamente irrazionale, che prima delle elezioni i cittadini non possono discutere liberamente di quello che devono votare o non votare. Cioè due mesi prima delle elezioni non possiamo né parlare nelle università, perché poi naturalmente la cosa è diventata vie più estesa tutto, perché tu influenzi le elezioni, che significa che prima delle elezioni soltanto i politici, che non sono neanche scelti da noi, hanno la possibilità di fare degli spottoni a cui noi dobbiamo assistere senza poter fare nemmeno una domanda, senza che poter esprimere una posizione critica, perché poi la satira politica è questo, insomma, è una posizione indipendente rispetto a quella, diciamo, ufficiale. Tutta questa polemica, tutte queste discussioni infinite su che cosa sia la satira, che cosa sia la politica, ma questa è vera satira, ma questa è volgarità, ma questa è politica, ma qua sconfini di qua e sconfini di là, sono delle dei dibattiti assolutamente pretestuosi e campati in aria, perché sembra, se uno legge il giornale, anche sulla stampa di qualche giorno fa c'è una pagina intera intitolata La satira è morta, cioè sembra che veramente in questo paese il problema sia se la satira è di sinistra o di destra, o se chi fa satira dice delle cose che non si possono dire. Che cosa nasconde in realtà questo problema? Nasconde semplicemente il fatto che tutti i giornalisti della RAI e dei giornali sono assolutamente sotto controllo, che non c'è nessuna possibilità di esprimere un'opinione indipendente che vada al di là di quei paletti che sono evidenti, per cui tu della TAV puoi pensare che va fatta per forza perché questo ti dice il progresso, oppure che va fatta per forza ma bisogna parlare con mezz'ora con i cittadini prima, altrimenti sei un pazzo scellerato, furioso. Del 68 puoi pensare o che ha prodotto il terrorismo, oppure che è stato semplicemente un avvicendamento all'interno della classe borghese. Cioè non ci sono dei limiti entro cui il pensiero può essere espresso. Fuori da questi limiti, chiunque esprime un pensiero che va fuori di questi limiti è considerato un pazzo, un radicale, un terrorista o sull'orlo del terrorismo, una persona volgare, una persona improponibile, debosciata, eccetera. Qual è il problema della satira? Il problema della satira è che chi fa satira, e che poi non è chi fa satira, e poi nella satira c'entra anche Travaglio, per esempio, oramai è considerato, cioè, se ci sono all'interno di questo sistema persone che per ragioni diverse
hanno raggiunto un potere, nel senso che hanno una popolarità, una capacità di comunicare o delle capacità speciali, di essere molto ben informati, di sapere parlare, eccetera, se ci sono delle eccezioni all'interno di questo sistema, si inventa appositamente un dibattito assolutamente infondato sulla legittimità della satira o non della satira, ma in realtà stiamo discutendo la legittimità di parlare liberamente, non la legittimità della satira. Per cui tutte le volte che una persona parla liberamente scoppia un bordello infinito. L'ultima volta a me è successo parlando a Piazza Navona ed è stato veramente sorprendente la reazione dei giornali, perché io comunque ho parlato per 20 minuti in una piazza, ho detto quello che pensavo e l'ho detto per fare un esperimento. Avevo viaggiato un po' negli Stati Uniti, un po' in America Latina, avevo conosciuto e studiato altre persone che fanno satira nel mondo e ho pensato, ma vediamo un po' che cosa succede in questo paese se uno dice quello che pensa. E succede che vanno al manicomio, vanno in tilt, perché comunque per 15 giorni me ne hanno dette di tutti i colori sulle televisioni, ancora mi arrivano ogni mese, c'è un processo con mia mamma ormai che arrivano queste cartelline verdi, prima era solo Previti, adesso la cosa si è allargata. Sabina! Sì mamma, c'è un foglietto verde, pensi che siano quei soliti stronzi? Può essere mamma, lo vengo a prendere. Questo che cosa significa però? Significa che comunque in un regime autoritario, perché ormai è un regime autoritario conclamato, non è una bella notizia, il potere delle parole è enorme. Perché se tu riesci semplicemente parlando a fare un bordello del genere, significa che il potere delle parole è fondamentale. Il potere di quello che state facendo qui è enorme. Non dovete avere paura di come vi trattano i media o come non vi trattano i media o come ottenere visibilità o non visibilità. Il concetto di ottenere visibilità è un concetto che appartiene a questo regime autoritario, cioè la visibilità non è un valore da rincorrere. Quando si fanno delle cose che hanno una oggettiva rilevanza, è inevitabile che poi si abbia quella che loro chiamano visibilità, ma è una cosa diversa, così come è diverso fare teatro da andare al Grande Fratello, così come è diverso diventare celebri perché si scoreggia dal diventare Saviano che scrive un libro sulla Camorra, non è la stessa cosa. E non dovete cadere nella trappola di rincorrere dei valori che vanno contro di voi, non vi dovete preoccupare di come venite raccontati, perché sui media voi sarete sempre raccontati male, ma non perché non vi capiscono, perché c'è un disegno politico evidentissimo dietro di questo. I ragazzi di Pisa erano molto ancora increduli rispetto a questa cosa, mi chiedevano continuamente, mi hanno fatto la stessa domanda 4-5 volte di seguito, lo fanno apposta, appunto ci fanno o ci sono, lo fanno apposta, su questo voi non dovete avere dubbi, lo fanno apposta all'interno di un disegno che evidentemente consiste semplicemente nello stabilizzare una classe sociale, che è lo stesso disegno che c'è nella scuola, perché nel momento in cui fai tagli e li dai alle scuole private significa soltanto i figli di quelli che già dirigono questo paese possono accedere, possono diventare classe dirigente, gli altri no.